il vario ciclo di incontri, scoprirete che i confini è molto di più rispetto a quello che possiamo pensare. E poi l'altro grande tema, che forse può essere una novità, che può essere davvero, che può incuriosire, è quello delle donne, il coraggio delle donne, il titolo, però è molto sul femminile e forse di nuovo si può avere una visione scontata di come potremmo presentarlo come chiesa, e invece vi invito a seguirlo e alla fine del ciclo di dire davvero che cosa è stato questo percorso, se davvero è stato così scontato o c'è stato qualcosa invece che vi ha incuriosito e vi ha fatto vedere nuove prospettive. Quindi andiamo subito all'incontro, però chiedo prima a Mentore Campodonico, presidente del Consiglio Comunale, perché il Comune è sempre attento, in particolar modo quest'anno, anche vedete il palco, le sedie, quindi gli voglio chiedere se dà un saluto a nome dell'amministrazione rispetto appunto all'inizio di questa inaugurazione qua. Molto volentieri, porto un saluto al nostro sindaco e dell'intera amministrazione comunale di Rapallo, rinnovo il mio benvenuto a Sua Eccellenza Monsignor De Vasini, e rinnovandogli, l'abbiamo già fatto nel momento del suo insediamento domenica scorsa, i migliori auguri per un fecondo ministero episcopale. E un grazie da parte dell'intera amministrazione e soprattutto dell'intera città per questa bellissima iniziativa che ricalca peraltro quanto già fatto negli anni precedenti dal nostro Don Paolo e dai suoi collaboratori, con una proposta culturale di particolare spessore su temi di estrema attualità e di interesse, con autorevoli relatori. Una iniziativa che l'amministrazione comunale sostiene convintamente perché arricchisce l'offerta culturale per i nostri concittadini e per i tanti ospiti. Quindi un grazie di cuore a Don Paolo, a tutti i relatori, a tutti coloro che nelle varie forme hanno collaborato per la migliore riuscita di questa rassegna. Grazie ancora a tutti. Grazie mille. Chiedo invece adesso al nostro vescovo se ci porta il saluto alla sua comunità, se ci dice anche già la prima emozione, la prima esperienza, anche perché l'ho frullata con tutte le cose che gli ho fatto vedere. Buonasera a tutti, ringrazio Don Paolo dell'invito che mi ha rivolto a partecipare a questa serata e che mi ha dato la possibilità intanto di conoscere lui, Don Paolo, che non conoscevo se non di sfuggita, ed è un personaggio e lo sapete bene, di conoscere alcune delle opere d'arte custodite nella chiesa e nell'oratorio e di conoscere tante belle persone a cena e di avere anche la possibilità adesso di ascoltare relazioni che sicuramente saranno relazioni arricchenti. E quindi grazie di questa opportunità che mi hai offerto, caro Don Paolo. Buona serata, buon ascolto, grazie. Grazie a lei di aver accettato l'invito. Allora inviterei a salire sul palco Patrizia Bussoli, economista, la quale la ringrazio perché è stata anche lei che ha organizzato questo evento, ha proposto, mi ha dato la possibilità anche di ospitare il professor Carlo Altomonti, che adesso Patrizia ci presenterà. Lascio la parola a voi e grazie già in anticipo di tutto. No, l'altro. Buonasera a tutti e intanto grazie a Don Paolo per questa splendida opportunità di ritrovarci insieme in questa cornice così suggestiva. Devo dire che offre tanta ispirazione. Grazie al professor Carlo Altomonte che è qui con noi, è professore di economia europea all'Università Bocconi e nonché consigliere economico per il governo e una delle parti attive nel nostro recovery plan. Quindi vorrei accogliere con un applauso professor Carlo Altomonte. Grazie, buonasera.
aspettate ad applaudire, non sapete cosa vi può... Però portiamo a casa questo, poi vediamo. Concedetemi due parole di introduzione sull'Europa prima di entrare in dialogo con il professor Altomonte, perché ci tenevo a condividere una riflessione sull'origine dell'Europa, da dove nasce. L'Europa nasce da lontano, come sappiamo, ed è un insieme di unità storiche che non si può definire in base a stretti confini geografici, ma nasce dall'interno con le sue correnti che sono di natura economica, artistica, scientifica, spirituale, religiosa, e non cessano ancora di attraversarle. E poi è attraversata anche da un'immagine di due mondi, se vogliamo. È l'immagine del mondo del nord e l'immagine del mondo del sud. L'Europa come realtà storico-politica la conosciamo, che si concretizza negli anni 50 di fatto, del secolo scorso, ha le sue radici nello sviluppo del pensiero economico fra le due grandi guerre. Quando si è cercato di fare un tentativo di superare il famoso concetto dell'SFR. Di fatto, ovviamente, non si può non nominare Keynes in questa situazione, che ha riportato il pensiero economico nella sua radice etica e soprattutto all'inevitabile ruolo dello Stato nel momento in cui esistono degli shock esterni. In Germania in quel tempo si formava la scuola di Friburgo, ricordo semplicemente von Mises, Hayek, Yukin, Rostow, Röpke, e studiosi che sviluppano una sintesi che sono basati sui valori della giustizia e dell'uguaglianza. E al centro la libertà e la dignità delle persone, ed era una visione in cui la promozione del bene comune presuppone l'esistenza sempre di basi morali e di idee umanitarie e di valori etici della tradizione cristiana. In quegli stessi anni in Francia si forma la Fondazione di Economia e Umanesimo. A Losanna abbiamo François Olé, che contribuisce con la nozione di Economie Harmonisée, ed è dove sostiene che l'interesse privato, la concorrenza, la proprietà privata dei mezzi non sono sufficienti per realizzare un'economia armonizzata. Mancava per lui il ruolo dello Stato, in cui spetta di intervenire tutte le volte che la libertà di alcuni è minacciata dalla libertà degli altri. In Italia negli stessi anni abbiamo Francesco Vito, che dà origine alla scuola della Cattolica, e lui ripropone la necessità di una fondazione etica dell'economia politica. Ecco, il progetto europeo nasce proprio dall'incontro del neoliberalismo della fine degli anni 30 e con il pensiero ordoliberale di matrice tedesca e alcuni importanti fondamentali principi di ispirazione cristiana, che sono quelli della sussidiarietà e della solidarietà. Questo danno origine a una sintesi estremamente nuova e originale, che supera proprio le contrapposizioni e quei confini che si erano creati appunto con le grandi guerre. E questa sintesi operativa originale vede la luce nel 1951 con la firma del primo trattato europeo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, poi seguiti da altri trattati ovviamente che culminano nel 1993 con la creazione dell'Unione Europea. Ovviamente abbiamo avuto i cosiddetti padri fondatori, anche qui mi piace ricordare che abbiamo fondatori francesi, ovviamente abbiamo Schumann, abbiamo il tedesco Adenauer, abbiamo l'italiano De Gasperi, abbiamo ancora Monnet, francese, e hanno sempre sottolineato una cosa importante, la necessità di realizzazioni che suggellassero un'iniziale solidarietà fra i paesi. Schumann nel 1951 dice quella frase storica: l'Europa non sarà fatta tutta in una volta, ma si costruirà attraverso una serie di passi concreti di vera solidarietà. Questa è la storia, ma è una storia che ha bisogno di essere fatta attraverso le persone, è nella testa delle persone che ha bisogno che ci sia.
Arriviamo più vicino ai giorni nostri, abbiamo Jacques Delors, un altro pensatore dell'Europa sempre di ispirazione cristiana, che ci ricorda che l'Europa è un progetto politico alimentato dall'idealità e imposto dalla necessità. Lui insiste sempre sul profilo che non è semplicemente mercantile finanziario dell'Unione Europea. Di fatto mette in evidenza una caratteristica fondamentale dell'Europa. È la prima volta nella storia che si assiste a una unità europea che non è basata sulla conquista militare, ma nasce dalla volontà dei popoli di mettersi insieme, condividendone però le responsabilità. Ecco, io mi fermerei su questa parola, su queste due parole, insieme e responsabilità, che ci riportano alle origini, diciamo, della creazione dell'Europa come abbiamo iniziato a conoscerla, ma ci riporta all'oggi che deve affrontare una sfida molto importante, che è quella dell'uscita della pandemia, dalla ricerca delle risorse per poterla affrontare. Ma direi, come questi termini, insieme e responsabilità, a partire dai nostri territori, dalle realtà come questa in cui ci troviamo, qual è la sfida che oggi ci offre anche, o l'opportunità che ci offre il piano, il Recovery Fund, se vogliamo? Grazie Patrizia, buonasera a tutti e grazie mille per l'invito. Io ho avuto, diciamo, il privilegio, perché lo considero il privilegio, di essere chiamato a fine febbraio a dare una mano al governo italiano e a scrivere prima questo importante piano, e tornerò sulla parola insieme, lo abbiamo negoziato in lunghe e complicate trattative notturne tra fine marzo e primi di aprile, e lo abbiamo poi mandato a Bruxelles e, come sapete, da qualche giorno il piano è stato approvato e quindi adesso parte la fase complicata ugualmente, e qua vale la parola responsabilità, della sua attuazione. La vulgata comune lo chiama Recovery Fund, come se fosse un fondo finanziario da cui attingere risorse. In realtà, nel vero spirito europeo che prima Patrizia ricordava, il Recovery è uno strumento di solidarietà, fondamentalmente, che è stato messo a disposizione dai paesi europei per i paesi europei. Si prendono risorse, da ognuno contribuisce proporzionalmente al suo PIL, alla sua grandezza economica, con l'impegno a versare, diciamo, a garantire il ripagamento di quelli che sono i primi debiti comuni europei, quindi la creazione di questo debito comune che va a finanziare le iniziative nei diversi paesi membri. Chi ripagherà questo debito saranno gli stati membri, quindi noi stessi, in proporzione al nostro PIL nei prossimi 30 anni. Ma il punto chiave è che questi debiti, queste risorse che vengono contratte in questa fase, non sono redistribuite agli stati in proporzione al loro PIL, ma in proporzione ai danni che hanno avuto dalla pandemia. Quindi il punto chiave è che paesi come l'Italia o la Spagna ricevono dal Recovery molte più risorse di quelle che si impegneranno a ripagare in futuro. E paesi come la Germania o l'Olanda pagano al Recovery molte più risorse di quelle che traggono. Quindi è in atto una vera e propria solidarietà di fatto, quella che ricordava Schuman, che si fa nelle crisi, non a caso. Questo è il vero spirito europeo, e che quindi in qualche modo consente a noi, come Italia, di provare a uscire fuori dalla pandemia. Guardate, se noi oggi siamo qua tranquillamente in una meravigliosa piazza del Tivoli a parlare, e la nostra principale preoccupazione è che cosa fa la nazionale stasera contro l'Austria, e non è se ci pagano la pensione questo mese, non è se l'ospedale ha le medicine per curarci, non è se siamo riusciti o no ad avere abbastanza vaccini, non è se
riuscirò a garantire l'istruzione ai miei figli, eccetera. La ragione è che quella che è stata la più grande crisi epidemica e poi economica almeno dalla Seconda Guerra Mondiale, ma io direi forse negli ultimi 150 anni ampiamente, per portata, per entità, per profondità, è che abbiamo potuto usufruire della spalle coperte che ci hanno garantito le istituzioni europee, prima la Banca Centrale Europea e poi i fondi legati a Next Generation EU. Quindi insieme, in questo senso, insieme i paesi europei hanno messo in piedi una risposta che consente agli stessi paesi europei la ripresa, il recovery. Ma non è un passaggio scontato né gratuito. La Germania, quando mette sul piatto 70 miliardi di euro di suoi soldi per darli a paesi come l'Italia e la Spagna, vuol dire che nei prossimi 10-15 anni i cittadini tedeschi avranno meno servizi a scuola, meno strade costruite, meno mense per i poveri, per 70 miliardi che sono stati dati agli altri paesi europei. E quindi viene il tema della responsabilità. I soldi che ci stanno arrivando sono soldi che sono stati tolti a disoccupati tedeschi, bambini olandesi, malati austriaci. Ok? Non sono soldi nostri. Sono i soldi della solidarietà europea. E quindi noi abbiamo una doppia responsabilità. Uno, quella di spendere i denari pubblici in maniera onesta, come ricordava il nostro primo ministro qualche giorno fa, ed efficiente. Ma a maggior ragione sapendo che non sono soldi nostri, sono soldi che ci sono stati donati da altri paesi. Quindi doppia responsabilità. Ovviamente, siccome questa cosa, se fallisse, rischierebbe di creare delle reazioni politiche molto forti e molto negative dentro l'Unione Europea, ci sono dei meccanismi in qualche modo di assicurazione che consentono a tutti di essere un po' più tranquilli su come questi soldi vengono utilizzati. Per quello dicevo, non è un fondo in cui ci sono dei soldi, tu prendi questi soldi e li spendi come vuoi. I recovery plan, che è il modo giusto di chiamarlo, il piano nazionale di ripresa e resilienza, è soprattutto un piano di riforme e di trasformazione della nostra economia, della nostra società, per recuperare quelli che sono ritardi storici del nostro paese, ma anche del continente europeo rispetto ad altre realtà che negli ultimi anni stanno viaggiando più veloci di noi, e fare questo, quindi avere delle riforme affiancate a delle risorse che consentano investimenti pubblici che vanno nella direzione, che nel solco che le riforme tracciano. Quindi per avere e utilizzare in maniera efficiente queste risorse si è messo in piedi un meccanismo per cui da Bruxelles quello che noi abbiamo negoziato tra marzo e aprile è un piano articolato di obiettivi di riforma e di obiettivi di raggiungimento di una serie di traguardi nei diversi ambiti dell'economia italiana, per esempio la riduzione del 25% dei tempi dei processi nella giustizia civile, per esempio la riforma delle carriere all'interno della pubblica amministrazione, per esempio la creazione della filiera delle energie rinnovabili a idrogeno nel sistema paese, per esempio la fornitura delle reti a banda larga in tutte le zone del paese che oggi ne sono sprovviste nei prossimi 3 anni. Quindi abbiamo negoziato cose da fare e tempi. Bruxelles ci anticipa dei soldi, adesso col piano approvato arriverà il primo anticipo del recovery per circa 27 miliardi.
questi primi soldi anticipati da Bruxelles ci consentono di iniziare a fare queste diverse cose. Nel momento in cui ogni sei mesi abbiamo una verifica di stato di avanzamento e questa verifica di stato di avanzamento produce risultati positivi, cioè ci dice sì, sei riuscito a fare quello che ti eri dato come obiettivo di fare tra sei mesi, allora arriveranno i soldi aggiuntivi, altrimenti non arriva niente. In questo senso quindi abbiamo la responsabilità di usare bene questi soldi, ma soprattutto di non perdere questa occasione unica che ci viene data, nel senso che noi sono 15 anni, 20 anni che ci chiedono di fare riforme, adesso ci pagano anche per fare queste riforme. E quindi come sistema paese, nell'interesse nostro, non certo di nessun altro, possiamo in qualche modo fare un salto importante. Aggiungo un'ultima cosa e poi andiamo avanti nella nostra chiacchierata. Noi siamo entrati nella pandemia con un rapporto tra debito e PIL del 130% circa, come probabilmente molti di voi sanno, e siamo usciti dalla pandemia o stiamo uscendo dalla pandemia, se Dio vuole, con un rapporto tra debito e PIL che è aumentato di 30 punti. Cioè noi siamo riusciti a, appunto, continuare a vivere più o meno normalmente, a continuare a pagare gli stipendi anche se le imprese erano chiuse, a non far fallire le aziende, eccetera, perché abbiamo potuto emettere debito grazie alle spalle coperte dall'Europa. Adesso, se noi non mettiamo a terra, non realizziamo in maniera efficiente il recovery, che ci consente di crescere più velocemente in futuro, non c'è nessun modo per il quale noi potremmo ripagare il debito che abbiamo accumulato. Cioè la nostra unica strada per ripagare il debito accumulato, per far sì che quel 160% del rapporto debito-PIL scenda verso livelli più bassi, più sostenibili, che vuol dire liberare risorse poi per continuare ad alimentare la spesa pubblica, eccetera, eccetera, quella buona evidentemente, e fare le azioni di riforme, di investimento e recovery. Questo ci consente di crescere di più, non cresceremo più dello 0, come siamo purtroppo stati abituati. L'Italia è il paese che è cresciuto di meno in tutta l'Eurozona negli ultimi 15 anni. Crescere di più vuol dire che quel rapporto tra debito e PIL si riduce. L'alternativa è che quel rapporto diventa insostenibile, cioè l'alternativa è che noi prima o poi non saremo in grado di pagare pensioni, di pagare ospedali, cioè faremo una brutta parola che non voglio neanche usare, ma insomma avete capito. Quindi non è che ci siano, come dire, strade molto diverse o sfumature molto diverse, o faccio un pezzo ma quest'altro non mi piace e non lo faccio. E non è, e lo dico, diciamo, da persona che è vicina, non è tanto il fatto che ci sia un primo ministro che si chiama Draghi o piuttosto che Rossi o Verdi, e per cui si stanno facendo le cose in un certo modo. Le cose vanno fatte così, punto. 15 anni di ritardi della nostra economia vanno risolte adesso. Dobbiamo crescere di più, altrimenti quel debito non lo ripagheremo mai, e quindi faremo default. Ergo, ora o mai più. Abbiamo 2 o 3 anni davanti, abbiamo per fortuna un governo che in qualche modo sta insieme, probabilmente starà insieme ad ampio spettro per almeno fino al 2023, e non a caso abbiamo caricato di tantissimi obiettivi importanti di riforma il recovery da qui fino al 2023. Quindi dobbiamo davvero essere molto responsabili, perché, e ce lo ricordano costantemente da Bruxelles, se l'Italia ce la fa, l'Europa ce la fa. Se l'Italia non ce la fa, l'Europa ha un problema gigantesco. Diciamo che ci sono parecchi spunti che però mi piacerebbe leggere insieme a voi in ottica proprio di confini, perché
io credo che questo passaggio, io guarderei al messaggio positivo, non se mi concede prof alla dimensione, come dire, al burrone che potremmo avere nel caso in cui non fossimo in grado di costruire ponti. Il punto è: come facciamo a costruire questi ponti? Cioè, è cambiato qualcosa? Perché il punto vero, noi siamo abituati, anche qui una logica perversa, i soldi pubblici li riceviamo, li spendiamo, non ci preoccupiamo di che cosa producono, non ci preoccupiamo di quello che è l'obiettivo, non lo definiamo, non lo andiamo a monitorare strada facendo, e poi c'è sempre qualcun altro che lo fa per noi. Ma questa logica qua è quella vincente per rispetto a questi obiettivi, o ci sono dei sottili confini che hanno a che fare con la sfera economica e che riguardano ognuno di noi perché questa cosa sia realizzabile? Perché io credo che il vero rischio è di far pensare che questo piano sia il piano che si definisce a Bruxelles e gestiscono a Roma. E quindi vorrei che ci aiutasse a riflettere su questo punto. No, grazie. Diciamo, vi ho illustrato cosa succederebbe se non facessimo, ma il modo migliore poi per fare, ovviamente, colgo lo spunto di Patrizia, è quello di credere che questo percorso che stiamo intraprendendo poi alla fine sia la migliore ricetta per noi stessi, e non qualcosa che diciamo è stato disegnato a Bruxelles o nelle segrete stanze. E mi piace l'idea del confine che hai posto tra Stato e privato, no? In realtà questo è un confine che fino a qua, me ne parlavamo anche prima a cena con Sua Eccellenza, questo è un confine che noi, diciamo, abbiamo sempre in qualche modo vissuto negli ultimi 20 anni. Siamo cresciuti, siamo andati avanti con l'idea che se lo Stato mette le mani nel sistema economico, questo non può che produrre, diciamo, problemi o inefficienze, e che un conto è la spesa pubblica che, vabbè, va come va, e un conto è quello che invece conta davvero per me. Siamo in una fase storica, tuttavia, in cui gli stessi governi e gli ultimi incontri fatti al G7 e poi al G20 iniziano a riconoscere che questa cesura molto forte tra il ruolo dello Stato e il ruolo degli attori economici ha prodotto dei problemi legati alle conseguenze economiche di un modello che è quello, diciamo, della globalizzazione, che ha sicuramente portato enormi benefici a livello globale, ma benefici che non sono stati redistribuiti in maniera adeguata tra tutti. C'è stata una parte non piccola di popolazione che dei benefici della globalizzazione non ha goduto, anzi ha fatto dei passi indietro, e questa parte di società è particolarmente concentrata nelle nostre economie avanzate. La pandemia non fa che acuire in qualche modo questo problema, e rischia di far sì che chi ha già sofferto negli ultimi 15 o 20 anni possa continuare a soffrire ancora di più, ed evidentemente questo diventa destabilizzante per il sistema politico. Quindi quello che stiamo iniziando a mettere in prospettiva, sia dal punto di vista di recovery, ma in generale di approccio alla cosa pubblica, se vogliamo, è un superamento del confine esistente, o del vecchio confine tra mondo statale e mondo dell'attività privata. Vi dicevo, il recovery si qualifica per il fatto di poter aumentare la crescita del sistema paese. Questo può succedere nel momento in cui non solo il capitale pubblico e gli investimenti pubblici entrano nell'azione, ma quello che ci auspichiamo, quello che auspichiamo anche nel momento in cui le riforme che stiamo facendo insieme agli investimenti pubblici creino un solco
dentro il quale si possa innestare, diciamo, il risparmio privato. E quindi la possibilità nostra di singoli cittadini o di singole istituzioni di poter investire nelle migliori eccellenze del nostro paese, che grazie a Recovery cominceranno di nuovo a marciare, avendo in qualche modo le spalle coperte dal fatto che c'è un monitoraggio molto stretto e molto preciso su tutte le azioni che devono essere fatte in questi passaggi, e che quindi in qualche modo abbiamo già aperto la via a questo. Noi negli ultimi 3 settimane abbiamo, noi intendo come paese, come sistema, abbiamo sbloccato almeno 2 grandi, diciamo, ambiti di azione dell'attività pubblica che fino ad oggi erano abbastanza bloccati. Uno è il decreto legge semplificazioni, che sta in qualche modo iniziando ad aprire e sbloccare tutta una serie di colli di bottiglia, procedure farraginose, ritardi che fino ad oggi hanno bloccato gli investimenti nel nostro paese, con procedure innovative, con procedure che si stanno iniziando a sperimentare per le valutazioni di impatto ambientale, per le valutazioni legate ai beni pubblici, per la conferenza dei servizi, per la disciplina degli appalti pubblici. Il modello del Ponte di Genova è qua a testimoniarlo, insomma, non lontano da qua, anzi da là, giusto. E sulla base di questo modello stiamo cercando di in qualche modo far sì che tutta la macchina pubblica dialoghi di più col sistema delle imprese e degli interessi, in maniera tale da di nuovo superare questo confine. L'altra cosa che è stata fatta non più di 10 giorni fa è il decreto legge sul reclutamento, che sblocca le procedure di assunzione nella pubblica amministrazione, ma non fa solo questo, liberalizza e semplifica e velocizza le carriere interne, toglie i vincoli alla mobilità tra amministrazioni, obbliga le amministrazioni anche locali a in qualche modo mettersi insieme, federarsi per avere un utilizzo delle risorse più efficienti. Questo non vuol dire che il comune sparisce, ma vuol dire che una parte dell'organizzazione dei servizi comunali potrebbe iniziare a essere pensata come, lo ricordavi prima, sistema di area, per cui magari al comune X non serve avere 5 giorni alla settimana un geologo, un architetto, un tecnico dei pagamenti e un contabile, gli serve per le sue attività 4 giorni uno, 3 giorni l'altro e 2 giorni l'altro. Specularmente il comune accanto potrebbe avere esigenze simili e quindi o complementari, e quindi col fatto che noi stiamo andando a fluidificare le posizioni all'interno della pubblica amministrazione, semplificando anche gli adempimenti che le pubbliche amministrazioni devono fare per la programmazione dei loro fabbisogni di personale, aprendo ai concorsi, perché finalmente le risorse le abbiamo, semplificando le stesse procedure, legando le assunzioni agli obiettivi che si vogliono raggiungere con col PNRR, evidentemente questo è un altro modo di superare un confine che fino ad oggi sembrava abbastanza presente, quello di una pubblica amministrazione che era completamente, come dire, distinta e distante, no, dal cittadino. Ecco, questa è un'altra cosa che si sta tentando di fare, con l'idea che proprio questa nuova fase della nostra vita di sistema paese possa aprire in qualche modo anche un cambio culturale in questo senso. Prof, però lei ci sta parlando di un cambiamento radicale, nel senso che di fatto, guardiamolo anche nelle realtà all'interno del quale noi siamo, significa comunque che non è un cambiamento che parte dalla pubblica amministrazione che è avulsa da noi, ma richiede un concetto, proprio un'applicazione di un concetto di cooperazione, cioè di riconoscersi tutti bisognosi dell'altro. E voglio dire, questo a me ricorda soltanto le parole di Benedetto, che dice che l'economia tutta deve diventare etica, cioè, e dove al centro c'è la persona. Allora vuol dire anche
che il responsabile del comune piccolo cambia il modo di approcciarsi con i suoi colleghi nei comuni di fianco, perché è nell'interesse di tutti e il servizio migliora per tutti. Io direi che questa è una sfida importante che però diciamo coinvolge veramente, credo, ciascuno di noi nel suo piccolo, perché vuol dire cominciare a guardare, a superare i confini anche di dove viviamo e cominciare ad allargarli. Però mi sembra che questo allargamento ci porta a un benessere migliore, a un miglior utilizzo delle risorse. L'idea è quella, ovviamente, ma vi faccio un solo esempio capitato mercoledì, quindi insomma abbastanza abbiamo fatto una riunione con la conferenza unificata regioni, province e comuni per iniziare proprio a discutere di questi cambiamenti organizzativi e qualche comune qualche rappresentante di comuni ha iniziato a dire no, questa cosa per me non si può applicare perché se si applicasse ci sarebbero tutta una serie di problemi eccetera eccetera, e anzi se dovessi applicarla allora mi dovreste anche sbloccare quest'altro provvedimento che non mi è sbloccato, quindi, e qua vedete di nuovo, no, una vecchia